Benvenuti amici del Vaso di Pandora, una puntata che svelerà parecchi retroscena politici della storia più o meno recente dell'Italia e che ci faranno capire meglio perché la situazione del nostro paese da un punto di vista economico e politico è quella che stiamo vivendo in questi anni. Do il benvenuto al nostro ospite che ce lo spiegherà per bene oggi, Fabio Sarzi Amadè. Benvenuto. Buongiorno Carlo, grazie per l'invito e un saluto agli ascoltatori. Docente di diritto del lavoro, già consulente a Bruxelles per la regione Piemonte per le politiche ambientali, autore del libro che vediamo in sovraimpressione, il libro che è appunto una fonte di retroscena, una ricca fonte di retroscena di cui accennavo. Il libro Sbanca d'Italia, partecipa anche tu alla cena più ricca per Matrix Edizioni. Cerchiamo di capire anche il libro che ha una connotazione. Io la definisco drammaticamente divertente nella sua spiegazione, nella sua evoluzione. Bene, una curiosità intanto, Fabio, innanzitutto, perché questo titolo Sbanca d'Italia? È un calembour, un gioco di parole tra Banca d'Italia, la nostra banca centrale, e le politiche monetarie derivanti da questo ente, che sono un pezzo di storia fondamentale già dalla fondazione a fine 800, e sbancare inteso proprio come portare in rovina, per l'esborso infinito di denaro. Importante anche il sottotitolo, partecipa alla cena più ricca, perché il libro è strutturato come una cena, andiamo dall'aperitivo di benvenuto alla mazza caffè, e più ricca è assolutamente centrale anch'esso perché parliamo di cifre quasi inimmaginabili, ormai si vengono citati centinaia, migliaia di miliardi come se fossero veramente dei bruscolini. Tanto che io per rendere bene l'idea di che cosa siano queste cifre della cena più ricca, ho originato una nuova unità di misura che ho chiamato l'annovita, che sarebbe il reddito medio prodotto da un cittadino italiano in un anno, e tanto per dare un parallelo, 1 miliardo di euro è la cifra che un cittadino italiano in media guadagnerebbe in 46 anni. Perfetto, i dati dicono sempre molte cose. Senti, nel testo sottolinei che gli assalti al nostro paese iniziarono quasi 50 anni fa, quindi non solo nel nuovo millennio, come siamo tutti un po' portati o molti portati a pensare. Ecco, schematicamente, proprio in sintesi, quali sono i passaggi fondamentali? Perché diciamo ormai, soprattutto nell'informazione indipendente del web, è abbastanza di dominio comune il passaggio, dell'81, del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, ma ci sono altri passaggi fondamentali, no? Magari meno conosciuti. Il divorzio dell'81 tra Ciampi e Andreatta è una delle due autoreti che io, quello che nel libro chiamo l'effetto Calazze, per riprendere un esempio calcistico del terzino del Milan che in una partita Georgia-Italia del 2009 fece due clamorosi autogol. Il secondo è l'ingresso nel sistema monetario europeo nel 79, che fu un grave errore per la nostra economia, tanto che Paolo Baffi, ahimè, tristemente governatore della Banca d'Italia, lui stesso disse che quando la parità di cambio viene presa a feticcio senza assolutamente considerare la parte sottostante dell'economia, le conseguenze sono sempre nefaste. Era un sistema che concedeva solo alla Germania occidentale di poter decidere veramente le proprie politiche monetarie e l'Italia, come anche gli altri stati aderenti, andavano a rimorchio e dovevano caricare tutto su quello che veniva deciso a Bonn. E tanto che la discussione su questo nel dicembre del 79 in Parlamento per l'ingresso immediato del nostro paese nello SME fu assolutamente calorosa, tanto che il responsabile economico del Partito Comunista di allora si oppose con un'articolata discussione e la famosa frase che si mise i buoi dell'accordo monetario davanti al carro dell'accordo per l'economia. 20 anni più tardi, invece, rivoltò la cosa sostenendo che meno male che la Banca Centrale aveva salvato, Banca Centrale Europea ovviamente, aveva salvato i risparmi degli italiani, e è stato
stavo quasi dimenticando di dire che questo responsabile economico per il Partito Comunista era Re Giorgio Napolitano. E altra cosa assolutamente poco ricordata, ma che incise profondamente nell'economia e quindi nelle politiche sociali del nostro paese, fu il cambiamento della normativa bancaria dell'85, che non fu tanto solo un cambiamento di norme pratiche, ma proprio della natura stessa dell'attività bancaria, che passava da essere un servizio pubblico. Tanto che un banchiere, anche se privato, nell'esercizio di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, era sempre considerato pubblico ufficiale, con la nuova normativa veniva considerata attività di impresa, comune attività di impresa. Questo faceva sì che, mentre prima un eventuale reato era considerato concussione, piuttosto anche abuso di potere, abuso d'ufficio, malversazione, insomma, dei reati penali gravi, veniva trasformato in un reato comune di diritto civile che abbiamo visto ultimamente che anche per cifre enormi porta difficilmente a una condanna del banchiere fraudolento. Non solo, anche l'ente di controllo, mentre in precedenza c'era un ente preposto pubblico, veniva girata la responsabilità alla Banca d'Italia. Quindi praticamente la Banca d'Italia aveva il ruolo di controllore controllato, perché sappiamo che le quote di partecipazione della banca centrale sono le banche stesse, quindi avevamo un simpatico accentramento di potere in questo senso. L'ultimo che mi sento di citare, anche questo molto poco ricordato, fu la delega che il Ministero del Tesoro diede nel 92, sempre alla Banca d'Italia o alla nostra Banca d'Italia, nella decisione del tasso ufficiale di sconto. E quindi veniva dato un parametro fondamentale in mano a un ente semi-privato, autonomo, sicuramente con nessun tipo di controllo pubblico, non governativo, quantomeno mai che parlamentare. Tra l'altro, curioso, questo passaggio venne pochissime settimane prima della firma del Trattato di Maastricht, in cui il tasso di interesse era uno dei parametri fondamentali delle cinque, quelle che chiamo io cinque leggi di Maastricht. Le cinque leggi di Maastricht, ecco, questa è un, oltre alla citata divorzio del Tesoro e Banca d'Italia dell'81, sono altri tre passaggi che hai citato, veramente molto importanti e che servono a delineare, veramente a completare, direi, in qualche modo gli antefatti. Se trovi che il lavoro che stiamo approfondendo da 3 anni sia utile e importante per la tua informazione e meritiamo il tuo aiuto, allora sostieni il vaso di Pandora con la tua donazione. Sicuramente non fai più caso all'assenza della pubblicità nei nostri video, ma l'entrata economica che ne derivava era fondamentale per noi. Ora l'esistenza e soprattutto la crescita e lo sviluppo del vaso di Pandora dipendono da te. Trovi qui sotto in descrizione il link per la tua donazione. Fabio Sarzi mi ha detto: torniamo a noi. Nel tuo libro Sbanca d'Italia sono descritti molti aneddoti che direi sono al limite dell'assurdo e in cui il nostro paese è stato coinvolto. Ci accenni brevemente ai più clamorosi? Sì, partirei dalla genesi dei G7, non facendosi trarre in inganno dal fatto che sono eventi capitati più di 40 anni fa, tra un momento ci tornerò su questo aspetto. Nel novembre del 75, vicino a Parigi, nel bellissimo castello di Rambouillet, ospiti della Francia di Valéry Giscard d'Estaing, si tenne il primo allora G6, a cui l'Italia non doveva essere presente. È poco noto che Francia e Germania avevano da qualche anno in mente questo incontro, questo vertice delle superpotenze mondiali che coinvolgeva anche Regno Unito, Stati Uniti e Giappone, ma senza la presenza italiana. Capita l'antifona, Aldo Moro e anche il ministro Rumor degli esteri, invece di stare a elemosinare una sorta di invito da Parigi, che sarebbe stato piuttosto umiliante, anche forse respinto al mittente, fece partire tutta una tessitura diplomatica, ricordando che la diplomazia moderna è nata in Italia, scuola veneziana, scuola genovese, già da secoli, e soprattutto attraverso l'ambasciatore Raimondo Manzini, con le sue conoscenze a Bonn, piuttosto che a Washington, a Londra,
fece leva su un caso nevralgico. Eravamo 6 mesi dalle votazioni nel giugno del 76, avevamo un partito comunista italiano in grandissima crescita, previsto abbondantemente sopra il 30%, e quindi Manzini riuscì a far breccia soprattutto nel presidente americano Ford, che la non presenza italiana poteva essere un segno di indebolimento del governo della Democrazia Cristiana, che avrebbe potuto ulteriormente aprire una breccia verso il pericolo comunista. E quindi Ford cambiò idea, fece cambiare idea anche ai francesi e ai tedeschi piuttosto riottosi, ed è la ragione per cui l'Italia venne invitata e partì lì il G6, che l'anno dopo, diventato G7 con l'annuncio, con la giunta del Canada, ebbe forse un fatto internazionale ancora più clamoroso. Si svolse a Porto Rico, San Juan de Porto Rico, che era territorio statunitense, e una settimana dopo le elezioni del 76, dove il Partito Comunista era arrivato al 34%, tanto che Moro stesso definì i due vincitori, il PC e la Democrazia Cristiana. Quindi il timore di questo compromesso storico presso gli alleati era estremamente forte. E quindi nel nostro G7, al primo pranzo, era il 27 giugno del 76, al momento di entrare nel ristorante, Aldo Moro e Mariano Rumor, ministro degli esteri, seguendo gli altri, si trovarono però le porte chiuse. Cioè, letteralmente, l'ambasciatore americano Campbell, che poi fu ambasciatore americano a Roma, racconta la scena proprio di Rumor e Moro che passeggiavano tranquilli e sbam, una porta in faccia come all'ultimo dei passanti di lì per caso. Questo perché? Perché gli altri quattro, si tende sempre molto defilato il Giappone, un po' da tutto questo scenario, il Canada appena arrivato, ma soprattutto Francia, e Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, si incontrarono per la missione italiana. Tanto che fu proposto un incontro a Parigi 10 giorni dopo, che avvenne, e dove fu programmato praticamente un programma di governo da seguire, che gli italiani dovevano seguire in cambio di un sostanzioso finanziamento, ovviamente che prevedeva l'esclusione più totale del Partito Comunista, ma anche una riorganizzazione di una democrazia cristiana. Si cita perfino ancora l'abbassamento del nepotismo, che detto nel 76 fa sì che fa capire che tante cose forse sono rimaste le stesse nel nostro paese. Sono rimaste le stesse. Ecco, perché ho detto non facciamoci ingannare dal fatto che sono successe più di 40 anni fa? Perché quegli equilibri, anche se eravamo in un mondo effettivamente bipolare, e non lo siamo più, nel senso che lì il timore era legato proprio alla proposta del Partito Comunista di un modello completamente diverso di società, mentre oggi si fa politica non tanto del consenso, ma del convincimento che siamo nell'unico modello possibile, sostenibile, Possibile. quello liberista, che io nel libro cito anche società di mercato, non economia di mercato, siamo già molto oltre l'economia. Gli equilibri sono rimasti quelli, tra poco lo rivedremo anche all'Italia cosa accade in tempi più recenti. Vorrei ancora citarti rapidamente due aneddoti paradossali. Uno nel 92, siamo nella notte del 9 luglio, governo Giuliano Amato, manovra da 30.000 miliardi di lire, 8.000 miliardi non si riescono a trovare. Stai Ministro del notando Tesoro. già l'episodio, quello del prelievo forzoso notturno. Esattamente, Sì. proprio questo. Sono le 4 di notte, il ministro del Tesoro Giovanni Goria, che tra l'altro ebbe come primo consulente nell'83 al suo ministero del Tesoro Mario Draghi, fu la prima esperienza in politica attiva di essere consigliere di Goria una decina d'anni prima, chiusa la parentesi, tanto di lui forse ne riparleremo. E Goria alle 4 di notte ha quest'idea. Un prelievo forzoso dello 0,6% sui conti, chiede a Giuliano Amato di poterlo studiare e Giuliano Amato risponde: ma sì, possiamo anche provare, però senti Ciampi, che all'epoca era governatore della Banca d'Italia. Viene sciolta, anche perché appunto 4 di notte, la riunione, il Consiglio dei Ministri il giorno successivo, a mezzogiorno, ha dell'incredibile. Giuliano Amato è già presente attorno a un tavolo ovale,
presenti gli altri ministri. In ritardo arriva Goria, che si siede in maniera proprio diametralmente opposta a Giuliano Amato, e Giuliano Amato comunica con Goria dicendo proprio: Goria, chissà cosa ha capito, risponde di sì, e quindi Giuliano Amato fa passare, mette ai voti la legge, la fa passare, se non che poi Goria gli dice: cosa mi avevi chiesto prima che non ho capito? E quindi l'incredibile che questo prelievo forzoso nacque da Da una un'incomprensione. comunicazione non capita in pratica, ecco. L'ultima è piuttosto recente, internazionale. Siamo nel 2011 al G20 di Cannes. Obiettivo dichiarato è far accettare all'Italia un prestito dal Fondo Monetario Internazionale di 85 miliardi di dollari. La Merkel su questo delle sceneggiate incredibili, ribadisce la cosa a Berlusconi, a Tremonti, minacce di tutti i tipi, si aggiunge Sarkozy, fa aggiungere Christine Lagarde, che all'epoca era presidente del Fondo Monetario Internazionale. Berlusconi e Tremonti non cedono. Si continua a battere sulla cosa, se non che arriva Obama, che prende il microfono Sarkozy, si racconta anche in maniera abbastanza brusca, dicendo: gli italiani hanno ragione, non è la cosa da fare, propongo altro. Viene proposto un intervento della Bundesbank che non può intervenire. Morale: Angela Merkel scoppia in un pianto incredibile, come una bimbetta a cui è caduto il cono gelato. E sarà poi Obama a doverla abbracciare, a consolare in mezzo agli altri partecipanti sorpresissimi, che consideriamo l'importanza dell'evento, la cancelliera tedesca che proprio piange a dirotto. Assolutamente, questo è molto molto significativo. Nel tuo libro sono descritti molti aneddoti, anzi, i politici sono accompagnati nel tuo libro da un soprannome, no? Legato a fatti e curiosità importanti del loro percorso. Ci puoi dare un'anticipazione di alcuni soprannomi di alcuni personaggi? Visto cosa accadde a luglio del 92, quello di Giuliano Amato è Bisbiglio. Bisbiglio Amato viene citato in tanti eventi. Quello di Romano Prodi, io Romano Prodi l'ho chiamato supereroe. Forse pochi sanno che nel 2002, in ben due numeri degli X-Men di Marvel, della Marvel, nel 402-407, Romano Prodi, come presidente della Commissione europea, molto ingigantito, perché la versione americana, dove viene presentato come se fosse veramente un presidente dell'Unione Europea, tratta con l'uomo di ghiaccio e con Arcangelo, che sono questi due mutanti, tra l'altro simulando una riunione dell'ONU a Roma, una Roma molto strana, con Piazza Navona completamente allagata, e Romano Prodi, il supereroe, tratta con i mutanti per arrivare a una pacificazione di una battaglia che era scoppiata. Poi, tornando forse indietro qualche anno, ma fu uno dei nostri tre moschettieri della firma del Trattato di Maastricht, insieme ad Andreotti e a Guido Carli, e beh, Doge Gianni De Michelis. Doge, perché Doge, ovviamente veneziano, De Michelis. veneziano, assolutamente, ma anche perché proprio nelle carte processuali viene definito che il suo stile di vita principesco. Era celebre per veramente essere un pozzo senza fondo. I suoi compleanni erano leggendari. Una volta Venezia affittò la stazione marittima con 2.000 invitati. Un compleanno a Roma fu festeggiato affittando l'ippodromo di Tor del Valle. Lasciò uno scoperto di mezzo miliardo di conti all'Hotel Plaza. E poi era anche un grande amante delle donne. Viene raccontato che aveva una cinquantina di ragazze sempre al ministero, che per voce dei suoi portavoce sapevano forse fare poco di amministrazione, erano lì semplicemente perché piacevano al ministro. Per Tra altre. l'altro, autore anche di un libro nell'88, dove andiamo a ballare questa sera, guida le 250 migliori di Ultimo, per dare un tratto internazionale, Sarkozy, che io nel libro chiamo Bustarella perché è stato il primo presidente francese a essere condannato ormai in via definitiva per corruzione, ma ebbe una certa fama anche per il fatto che il suo terzo matrimonio fu, ancora è, con Carla Bruni.
E fece abbastanza scalpore il primo viaggio che Sarkozy fece in Inghilterra ufficiale con la moglie, con Carla Bruni, perché insieme a Carla, portato letteralmente a fare un giro turistico per Londra su una carrozza d'oro della regina d'Inghilterra, ammettendo lui stesso che non sapeva come porsi per non sembrare uno stupido su una carrozza d'oro. Tutto ciò fece sì che, tornato al castello di Windsor con una grande sete, aggrappò un bicchiere pensando che fosse acqua minerale. In realtà era gin, lui è completamente astemio, non beveva da 40 anni. Nell'euforia incontrò la regina e le chiese: lei non si annoia mai in queste situazioni? E la regina di ghiaccio rispose: sì, ma non lo dico. Al che lì Sarkozy si rese conto di essere completamente ubriaco di fronte alla regina Certo, Elisabetta. ecco, aneddoti, questo qui è anche abbastanza colorito. Nel libro parli della Recovery Fund e del PNR perché ovviamente è un libro legato anche all'attualità. Ci dai la tua lettura del Recovery Fund e della PNRR? Sì, io la vedo come un'ulteriore misura di dominio sociale e politico sul nostro paese, nel senso che sono sicuramente dei capitali di cui il nostro paese ha bisogno, e sottolineo purtroppo con le regole che abbiamo rispetto alle politiche monetarie, qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, ma rimaniamo, ahimè, alle regole che abbiamo oggi, però stiamo così partorendo di nuovo un pochettino il topolino, perché le cifre, 191 miliardi in 6 anni, intanto è un po' come tirare una ciambella di salvataggio un quarto d'ora dopo che la persona sta affogando, nel senso che sarebbe necessaria una quantità di denaro molto più corposa in tempi più rapidi. Ma poi soprattutto quello che andrà molto a incidere sul nostro paese sono le 528 condizionalità che il nostro paese ha dovuto accettare con la E Commissione. che ovviamente sono avvolte nel mistero, anche perché ovviamente avrebbero la scusa di dire sono tante, quanto ci metteremo a elencarle. Comunque sono la maggior parte, la quasi totalità, sono avvolte nel mistero in pratica, no? E Direi. ce le troviamo un poco alla volta così, che ci fa picchiare il naso. Il decreto concorrenza dell'altra settimana è una richiesta della Commissione europea, una delle 528, come lo è stato anche la riforma delle pensioni, come le tante che rivedremo a breve, ce ne sono una sessantina che il governo deve realizzare prima della fine dell'anno. Perché anche dico che non è il modo con cui potremmo avere questi capitali? Perché io tengo sempre a ricordare che gli italiani hanno circa 4.000 miliardi in risparmi, 1.300 pressoché in forma liquida o semiliquida, che potrebbero essere sicuramente investiti dalle famiglie stesse in qualche titolo di Stato con dei buoni rendimenti. Se pensiamo di risolvere con i BTP Futura, venerdì scorso c'è stata la quarta emissione, su 12 anni, se dovessimo fare un paragone tra un conto deposito che si può facilmente fare e i rendimenti di questo Futura, va da sé che è una strada che sembra quasi che sia chiusa volutamente per ritornare invece agli ordini, perché io li ho chiamati condizionalità, ma forse sono letteralmente degli ordini che nuovamente l'Europa ci chiede. Per Europa poi intendo Commissione europea, ma sempre con tanta Germania dietro questo termine. Questo assolutamente. E, ci sono anche vari retroscenari porti nel tuo libro, vari retroscena legati alla nascita dell'euro. Ce ne puoi riportare qualcuno che è particolarmente significativo e che ci fa completare il quadro di quel passaggio che alcuni definiscono dalla prigione al lager in cui siamo internati qui dentro l'Unione Europea. Sì, rispetto a quello che è stato detto nel periodo di ingresso alla moneta unica, manca sicuramente la parte internazionale della circostanza della discussione. L'euro nacque su un accordo Parigi-Bonn, e fino a qua si potrebbe dire d'accordo, ma è che veramente c'è talmente tanto ancora da scoprire,
nel 2010 Der Spiegel, la diffusa rivista tedesca, in un articolo dal titolo Niente euro, niente Berlino, ha letteralmente desecretato decine di retroscena sugli incontri tra Mitterrand e Kohl, che furono la vera genesi dell'euro. Già pochi giorni dopo la caduta del muro di Berlino, Kohl aveva presentato al Parlamento tedesco 10 punti per una rapida unificazione, pensava di andare spedito, se non che Mitterrand, su questo viene raccontato tra i tanti aneddoti anche una convocazione immediata dell'ambasciatore tedesco a Parigi, dove per 45 minuti Mitterrand ha detto di tutto, di più, in una furia per non essere stato coinvolto in questo passaggio. Un successivo importantissimo incontro nella casa privata del presidente francese tra Mitterrand e Kohl, dove la Francia accettava la unità tedesca e il rischio di un'unità tedesca, di riavere un'Europa tedesca. Insomma, la questione è una germanizzazione dell'Europa o una europeizzazione della Germania? È sempre... Mitterrand pose due condizioni. La prima, l'abbandono del marco tedesco e l'ingresso nella moneta unica europea in tempistiche quasi contestuali all'unità tedesca. Ma la seconda condizione che pose Mitterrand è letteralmente sconosciuta, quasi da non crederci se non fosse stata desecretata. Mitterrand chiese l'ingresso immediato e contestuale dell'Italia nella moneta unica. Cosa che poteva sembrare apparentemente in contraddizione, in realtà, e qui le voci che confermano la cosa sono tante, serviva l'ingresso italiano proprio perché un apparato industriale come quello italiano, al di fuori della moneta unica, ancora con la possibilità di ricorrere a una politica monetaria piena, soprattutto sulla svalutazione monetaria, poteva sicuramente far molta paura. E su questo aggiungo che potrebbe sembrare la solita boutade sovranista. Ma lo stesso ministro delle finanze italiano, Vincenzo Visco, che dal 96 al 98 fece i salti mortali per recuperare i capitali nel farci rispettare le famose cinque leggi di Maastricht, conferma che alla Germania serviva l'Italia nell'euro. Questo anche per far sì che l'euro fingesse da marco deprezzato. Ma non è l'unico. Martin Schulz nel 2012 è stato più volte parlamentare europeo tedesco, presidente del Parlamento europeo, ha più volte ammesso che un eventuale fine dell'euro farebbe sì che la Germania non dovrebbe tanto temere la Cina, ma l'Italia. Lo stesso Weigel, che fu ministro delle finanze di Kohl per 10 anni, stessa cosa, dovessimo uscire dall'euro e ritornare al marco, probabilmente avremmo un apprezzamento tra il 20 e il 30% del valore della nostra moneta, nostre esportazioni assolutamente alla deriva, bilanci federali alla deriva e l'Italia che nuovamente potrebbe seguirci come fu alla fine degli anni Ottanta. Di nuovo, perfino Der Spiegel dice che un eventuale fine dell'euro sicuramente sarebbe molto più conveniente per l'Italia che per la Germania. Molto più conveniente per l'Italia che per la Germania. E questi sono retroscena veramente incredibili. Per giunta, direi anche Fabio, abbiamo avuto l'ulteriore penalizzazione che siamo entrati con un cambio rispetto alla lira completamente sfavorevole, ma questa è stata semplicemente la ciliegina sulla torta di questo ingresso E guarda esiziale. Carlo, su questo dici, se posso, dici proprio bene, la ciliegina perché i famosi 1936, le famose 1936 lire 27 erano in realtà la media del valore della lira nell'ECU degli ultimi 3 anni prima della fissazione dei cambi. Quindi era un problema che ci stavamo portando già dietro da diverso tempo. Certo, assolutamente. Guarda, per concludere, il tuo giudizio su Mario Draghi che nel libro definisci sputafuoco. Sì, il nomignolo è per la grande potenza di fuoco del nostro Premier, ma è anche mutuato dall'aereo simbolo, forse del secondo conflitto mondiale, che andava bene in tutte le situazioni, come mitragliere e Spitfire. bombardiere, che era lo Spitfire, che è proprio tradotto in sputafuoco.
Io assolutamente non mi permetto di giudicarlo, lo giudicherà la storia, però quello che mi preme è che tutti i fatti della carriera di Draghi siano noti, perché ce ne sono veramente tanti di retroscena da raccontare sull'operato di Mario Draghi. Tanti, se conosciamo la vicenda nel 92 del Britannia e che cosa avvenne il 2 giugno del 92, questa nave della regina inglese, meno noto è che cosa disse Draghi circa un anno dopo, quando svelata da una rivista inglese tutta la vicenda di questa navigazione di un giorno, Draghi fu convocato alla commissione bilancio della Camera e le domande furono abbastanza incalzanti sul perché avvenne questo incontro, e lui in maniera molto minimizzante rispose che era poco più che una conferenza, quasi un corso di formazione dove gli inglesi già esperti di privatizzazione avrebbero potuto insegnare agli italiani cosa fare e che quindi si sarebbe potuto tenere in un albergo, in una sala di conferenza. Poco dopo, in realtà, la cosa fece già acqua come giustificazione, perché gli chiesero come mai. Lui salì a bordo del Britannia, salutò con un intervento di una mezz'oretta, ma poi scese. E lui stesso ammise nella risposta in commissione che era per non essere poi a contatto con coloro che 6 mesi più tardi o giù di lì sarebbero stati suoi clienti, lui come presidente del Comitato di Garanzia delle Privatizzazioni. Questo voleva dire che allora forse non era solo un corso di formazione che si sarebbe potuto tenere in una sala d'albergo, se già lui stesso ammetteva che sul Britannia erano presenti banchieri e finanzieri che avrebbero poi tentato l'assalto ai gioielli di famiglia. Ce ne sarebbero ancora tante di cose da riportare. Ah, Se vuoi riportarne, ecco uno, poi gli altri ovviamente si leggono nel libro. sì. Beh, sicuramente la lettera di Trichet e Draghi al nostro governo. Questo perché lui era ancora governatore della Banca d'Italia, ma pochi mesi dopo sarebbe diventato presidente della BCE, quindi di tutto quello che è scritto in quella lettera ne fu sicuramente fautore, autore. E la cosa paradossale è che lui difese nei suoi 8 anni poi a Francoforte l'assoluta indipendenza e autonomia della BCE, ma in quella lettera c'era più di un programma di governo. Era indirizzata a Berlusconi, che sappiamo che poi pochi mesi dopo lasciò l'incarico a favore di Monti, ma mai, mai in tempi di pace una banca centrale ha praticamente ordinato, se non ricattato, perché poi ogni misura che veniva descritta veniva compensata con dei finanziamenti che ovviamente sarebbero mai arrivati se non fossero stati eseguiti gli ordini. La cosa molto attuale è che buona parte di quegli ordini non furono eseguiti poi neanche da Monti, soprattutto poi per l'opposizione della Lega, ma sono ripresi nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Quello che abbiamo visto la settimana scorsa del decreto concorrenza sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali era già presente nella lettera di Draghi dell'agosto 2011. Nell'agosto 2011. Ecco, io direi che chiudiamo con questa retroscena che è una chicca, una delle tante che già ci hai detto in questa intervista, ed è solo una piccola parte di tutte quelle che si possono trovare in Sbanca d'Italia. Partecipa anche tu alla cena più ricca per Matrix Edizioni, un libro che è uscito proprio da poco, freschissimo di stampa. Ringrazio molto Fabio Sarzi Amadè, docente di diritto del lavoro e già consulente a Bruxelles per la regione Piemonte. Grazie, grazie, a presto. Grazie a te Carlo, un saluto a tutti.